Amici di Diretta Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Vallisanna, da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Enrico Costa si apprestano a raccontarvi Torre Sostintino e la 19esima giornata del campionato di eccellenza. Garza e Calangianus, 16 punti per il Gus Militar Alba. Fase agisce l'attaccante esterno, palla interessante del ex attaccante del Tortolino, da rotondare il conto a 7. Piazzato di Cardone col mancino cross sul secondo palo, viene calciato addosso da Piga, tentativo da fuori di Tonigiani, respinta di Tonepin, ha fruttato solo un punto contro Muravera e Talo Lografo, e poi una buona serie di 4 vittorie consecutive. Tanto c'è il destro di Scioni che salta pericolosamente davanti a Secchi, Stintino in area, cross con il mancino di Cardone, ha liberato Scioni, se l'abbiamo visto male, il destro al volo di Carboni. Tentativo da sinistra, il cross di Vittorio Spanula, il colpo di testa di Sarrizio e palla che va a sbattere sulla traversa di un battuto Secchi. Via Spinola guadagna l'area di rigore, la scucchiaiata cerca di Diuffi, il colpo di testa di Diuffi, la splendida parata di Secchi, poi Spinola. Anche Muravera Calangianus, il pallone da voi Ghilarda, San Massimo Nastri, Ferrini, Orrolesi, Gus Militar Alba, Sorso. Tanto qua c'è il cross di Spinola per Diuffi che non trova. Nella gara di Zatti presente. Il cross con il mancino di Piga nel suo piede, colpo di testa di Casu, palla che può essere messa in mezzo, posizione regolare, invece no, c'è stata una segnalazione di offside da parte del signor Anella. Il laterale è affidato a Cuccio, ha servito Kerchi, il tentativo di destro a giro dal vertice dell'area di rigore. Viale, se vediamo male, anzi trattasi di Cuccio, la palla che sbuca sul secondo palo, il tentativo di Gianni al contropiede, calcio di punizione di Spinola sul secondo palo, va giù Minutolo, salta Merenda, ancora di Sassanesi, batte Spinola, prova direttamente in porta, Gianni rischia sulla pressing di Piga, finisce per perdere questo pallone Sarrizio, prende il tempo a sinistra Sarrizio, battaglia di rigore, calcio di rigore per la Torre, fallo di Sini su Sarrizio, brutto errore in fase di impostazione, Scioni contro Secchi, parte numero 4, ha segnato la Torres, ha segnato Sandro Scioni, siamo al 42esimo minuto della ripresa, la Torres trova il gol che può valere una vittoria pesantissima dopo quasi un'ora di inferiorità numerica e fa esplodere la gioia del pubblico sassarese. Torres 1, Stintino 0, si è sbloccata la partita. Entra nella rigore il numero 8, c'è Diuffi in aria, Piga cerca spazio per mettere questa palla dentro, poi la mette, rimorchio e ha segnato di nuovo la Torres. 46esimo minuto, 91, la doppietta di Sandro Scioni che fa 5 in campionato. Nel primo dei due minuti di recupero la Torres mette la parola fine su questa pesantissima sfida con lo Stintino e lo fa con la doppietta di Sandro Scioni che vale 3 punti pesantissimi che porteranno la Torres a quota 29 in classifica. Favorendo l'anticipo di Scioni, arrivano ora i tre fischi del signor Giampiero Gatta di Sassari, è finita al Vallisanna, la Torres ha battuto lo Stintino per 2-0.